Grazie del Corpo C, abbiamo sciolto il nodo al fazzoletto, i ragazzi del liceo Marconi finalmente saranno praticamente tutti insieme. Sì, c'è grande soddisfazione per l'intervento, questo che ha concretizzato la realizzazione della terza palazzina del Marconi, per un intervento importante che è partito recentemente alla mia nomina, ma che nel giro di 2 anni ha visto veramente in tempi record realizzare 2 palazzine e soprattutto programmare e progettare per il futuro anche la realizzazione di una palestra che da tempo è attesa dai ragazzi del Marconi. C'è tanta soddisfazione, come dicevo, e non soltanto perché si è chiuso un cerchio, ma perché tutto si è fatto in maniera davvero importante in termini di tempo. E voglio ringraziare tutta la struttura tecnica, l'ingegner Marco Scorrano, il dirigente, ma anche l'ingegner Raffaella Paolini che si è occupata di questo intervento, per l'ottimo lavoro svolto e che ci rende davvero orgogliosi e che in qualche modo chiude davvero una pagina che da troppo tempo era aperta. Ringrazio ovviamente tutti e soprattutto auguro una buona permanenza, un buono studio e una lunga vita al liceo Marconi e ai suoi studenti. Come Presidente della Provincia è soddisfatto del quadro di tutte le scuole provinciali, quali sono i lavori ancora in essere? Un esempio su tutti, la scuola, la palestra del liceo d'Ascanio di cui si parla. Allora sì, ci sono degli interventi in corso, liceo d'Ascanio, ma anche la palestra del Pitocervo che è in fase di realizzazione, così come altri interventi che abbiamo già programmato, cantierato e altri che abbiamo programmato, vedi la palestra appunto del Marconi che fra un anno riusciremo a concretizzare grazie a dei fondi che abbiamo in qualche modo intercettato e girato per questo intervento, ma soprattutto da un punto di vista della sicurezza, nonostante il quadro sia altamente positivo, manterremo alta sempre la guardia perché il settore della scuola è un settore delicato, un settore dove occorre prestare grande attenzione, lo faremo così come fatto in questi anni. E anche il sindaco di Montesilvano che di fatto ha acceso un mutuo per acquistare una scuola? Sì, per la scuola per il Ascanio siamo in attesa della conclusione dei lavori che si sono protratti a causa di alcuni impedimenti di natura tecnica, ma siamo anche lì in dritto d'arrivo, così come abbiamo pensato in veste di sindaco di Montesilvano, lo dico, anche degli interventi che riguarda Alessandrini, che necessita di qualche intervento importante, soprattutto migliorativo per quello che riguarda l'offerta agli studenti. Lavoreremo ovviamente su tutto il territorio provinciale, ma Montesilvano non sarà ovviamente, anche per ovvi motivi, secondario a nessuno.